Ecco Giorgina, siamo arrivati. No. Ma Giacca, no. Non la prendi? No. No? Buonasera, buon pomeriggio, dottore. Prima Valenti o prima Giorgia? Mi sa che è prima Giorgia, eh. Sì, perché no. No, lo sto solo toccando. Come te la senti la bocca, Giorgia? Innanzitutto sono stata addormentata. E quindi ci tocca andare a comprare un piccolo regalino al negozio di giocattoli. Sicura? Crudelia! Ciao a tutti ragazzi, io sono Salvo e oggi faremo un video che probabilmente a Giorgia non piacerà più di tanto, perché ve lo faccio vedere subito. Guardate, lì c'è la mamma che sta parlando col dottore, ma non un dottore qualsiasi, con il dentista. Sì, perché ci siamo accorti che Giorgia ha due dentini sotto che gli stanno crescendo un po' storti e quindi la mamma sta sedendo il dentista per prendere un appuntamento e vedere cosa gli sta consigliando. Però quando Giorgia sa che dobbiamo andare dal dentista, piange spesso o comunque non ci vuole andare. Non è che lo fa solo Giorgia, lo fanno tanti bambini. E vediamo cosa gli dice il dottore e vi aggiorno tra un minuto. Va bene, perfetto, grazie, arrivederci. Ok Cinzia, allora che ti ha detto il dottore? Che ha detto? Che potrebbe essere una cosa normale, che passa col tempo, che probabilmente gli va messo un apparecchio, non lo sa, gli va fatta vedere, quindi gli va portata la Giorgina per una visita. Quando? Adesso, tra poco, perché ci aveva posto ora e quindi dobbiamo andare, lo dobbiamo dire a Giorgia. Ok, allora direi di andare in camera, perché Giorgia sta giocando nella sua cameretta, e gli diamo questa bella notizia. Venite con me. Giorgia, posso? Sì. Ma che fai? Esco. Ma cosa? Il coso di lino è matto. Vabbè, che era sporco? Sì, è stato lì fino a ieri. Senti un po', mettiti seduto un attimo sul letto. Vabbè. Che ti devo dare una notizia. Allora Giorgia, tu lo sai che ultimamente ti abbiamo controllato i denti e ti stanno crescendo un po' stortini. Quindi abbiamo preso una decisione con la mamma e abbiamo deciso di chiamare stamattina il dottore. No. Eh sì. No. Lo so, non lo so. Non ti voglio andare, non mi piace. Vai amore. Ma di che cosa hai paura? Scusami. Magari che ho un dente che non va bene e me lo toglie. Amore, potrebbe anche essere, però non lo sappiamo se non andiamo dal dottore a controllare. Ci siamo? Dai, non ti preoccupare, non fa male il dentista, Paura. Lo so. Allora facciamo così, Giorgia. Preparati, mettiti le scarpe, giacca, che si va perché l'appuntamento l'abbiamo preso per oggi. Ok. Non è giusto. Dai, su. Magari dopo, quando si esce, ti compro un regalino. Che ne dici? Va bene. Però devi fare la bambina coraggiosa. Dai. Vai, su, andiamo. Ci siamo, Giorgia? Sei ancora triste? Ma dai, che non ti fa niente. Ma se ti ricordi l'ultima volta, l'anno scorso, quando ci sei stata, cosa è successo? Niente. Hai visto? Tutti quanti ci aspettavamo che tu piangevi, invece... Sorridevi, esatto, perché il dottore è bravo. Ragazzi, però io non voglio di andare dal dentista, perché tutte le volte ho paura. Ma poi sono contenta che alla fine papà mi compri il regalo, però non ci voglio andare dal dentista, però ormai siamo partiti, quindi ci dovrò andare per forza. Ecco Giorgina, siamo arrivati. La giacca non la prendi? No? Andiamo. Non è giusto. Ragazzi, non mi sembra tanto felice. Ciao bellissima, come stai? Bene? Quali sono le scarpine? Vai, ce la fai Giorgia? Vai. Allora, prima di entrare ovviamente vanno messi i copriscarpe per non insudiciare lo studio. Eccola! Oh, mamma, buon pomeriggio! Buonasera, buon pomeriggio, dottore! Ciuffo viola! Sei cambiato look rispetto all'estate? Sì! Dalle frecce al ciuffo viola! Mettiti pure seduto, Rory! Cioè, te la metto un po' più bassa, la poltrona così, ci salti meglio sopra! Vediamo subito, Rory, Diamo un'occhiatina! Vediamo se è il caso di fare
una piccola radiografia. Hai freddo? No. Tremano denti o trema Giorgia? Mi sa che trema Giorgia, eh. Sì, perché ho paura. No, tanto si guarda e basta. Guardiamo e basta. Quanti anni hai Giorgia ora? Sette. Sette anni. Meno male si ride. Controlliamo, visto ci siamo, anche il dente che avevamo visto quest'estate superiore. Ti lavi Giorgia 3 volte al giorno? Come no? Che sarà detto quest'estate? 2 volte. No? Ha visto? Ha scoperto. Chi l'ha detto 2 volte? Io non di certo, anzi. È una regola che ha messo Giorgia a casa sua, è vero? È una regola che a noi ci piace poco, perché il 20 luglio noi ti avevamo detto che ti dovevi lavare 3 volte. Perché non l'hai fatto? Non lo so. Vabbè, si può recuperare, da domani quante volte ti laverai al giorno? 3. E quindi dopo colazione? Sì. Poi? Merenda. Pranzo? E? Notte. Apri grande grande. Apri grande grande. E se continui a lavarti solo 2 volte, probabilmente questo dente ti si carirà. Ai 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 ai. Se invece inizi a lavarti di più, potrebbe salvarsi. Questo dentino il 20 luglio era un pochino più pulito e in questo puntino nero una micro carietta è apparsa perché il 20 luglio non c'era. Aiaiai, ci si fosse c'è. Spazzolati un po' di più questo piccolo buchino scavato. Sì. Per ora non fa male, ce ne siamo accorti casualmente, ma se non si fa niente col tempo diventerà solo più grande. Okay, diventando più grande arriverà un punto in cui era mal di dente fortissimo. Non si può fare nulla per prevenire? Bisogna fare una piccola operazione. Mm-hmm. Ragazzi, siamo tornati adesso a casa e ora la Giorgina vi dirà che cosa gli ha detto il dottore. Giorgina, dici un po'. Che c'ho una piccola carie. Mm-hmm. Perché questo? Perché mi lavo solo 2 volte al giorno i denti. E invece si deve lavare quante volte? 3 volte al giorno. Quindi Giorgia, che succede adesso? Che dobbiamo risuonare la prossima settimana. Sì. Per aggiustare la carie. Ok. E per aggiustarmi la carie mi dovrà fare un'anestesia, cioè una punturina. Ai ai ai. Però mamma, io ho paura. Vai, ma lo sai perché ti fa la punturina? Per addormentarmi il labbro. Esatto, così il labbro, la parte del dente, così lui potrà lavorare senza che tu senti dolori. Vero. Ok? Quindi ragazzi, continuate a seguirci, rimanete incollate al vostro schermo, così vediamo quando gli fa l'anestesia. Io comunque non vorrei essere a posto suo, eh. Vero. Ecco ragazzi, è arrivato il giorno che Giorgia non voleva che arrivasse mai. Glielo dici te perché, Giorgia? Perché andiamo dal dentista! Perché oggi è il giorno dove il dentista ti deve, diciamo, aggiustare la piccola carie che c'ha nel dente. Uffa! Sei preoccupata, Giorgia? Sì. Dai, che non succede nulla, ti fa solamente una piccola punturina. Una piccola punturina, ma io sentirò comunque male. Non hai mai pianto dal dentista? Piangerai oggi? Sì. Dai, su che siamo in ritardo. Giorgina, siamo arrivati. Amore, ormai lo sai. Torniamo a casa. No, non si può tornare a casa, anzi, muoviti che siamo in ritardo. Giorgia non è tanta contenta. Non mi stanno. Dai, amore, dai, che è tardi. Ciao. Ci abbiamo fatta. Scusate il ritardo, ma veramente. Mettiti pure comoda. Se Giorgia è praticamente, guarda questo dente di traverso. Questo è il dente sano, questo è un dente malato. Il tuo dente è come se fosse questo stadio qua, cioè questa piccola buchino nero causato dai batteri. Noi lo dobbiamo ripulire e riempire con una resina bianca. Quindi è piccolino, ma dobbiamo togliere questa macchia nera dai tuoi denti.
da questo tuo dentino, ok Giorgia? Prima di fare il passaggio bisogna fare un pochino di anestesia. Ti metto distesa quasi come a letto. Adesso solo un po' d'aria. Ciao, lo sai. Ciao, più grande, grande. Più grande che puoi, ecco, con un'apertura. Si fa un piccolo gocciolino di anestesia, va bene? No, non mi va bene. Non ti va bene? E bisogna fare una spesa anche se ti va bene. Giorgio, abbiamo fatto che sennò ti fa più male. Considera, alla tua mamma si è fatta già tre volte. Tre. No, 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 due, tre volte. Dove intanto si prepara l'occorrente per fare l'anestesia. Va bene così si addormenta il dente? Sì, ma ho paura. Guardi che... Tranquilla? No. No. Allora, dammi una mano. Allora, io con questo ti sto toccando l'unghia. La sensazione che avrai sul dente è simile. Non ti sto facendo male all'unghia. Senti male all'unghia? Sul dente i lavori saranno simili alla sensazione che hai sentito sull'unghia. Però prima bisogna addormentare questo dente. No! Sì, invece. E si fa piano piano. Ok, Giorgia? Sure. Guarda, sto solo toccando. Ok, Giorgia? Sto solo toccando. Respira normalmente, apri grande, testa lì dietro come prima, il dente già sta cominciando a dormire e ora lo facciamo dormire un po' di più, respira piano piano. Ora ti metti un po' d'acqua, ora ti sentirai un po' strana, è normale. Allora, metti l'acqua in bocca. Asciugati poi con questo fazzolettino azzurro e sputa qui davanti perché ora rischi di sputarti addosso avendo meno sensibilità. Se ti senti la bocca strana, gonfia, informicolata, come se ti fosse arrivata una pallonata in bocca, è normale. Allora, dici come ti senti? Strano. Uno strumento che ci serve per togliere i bachi dal dente. Che schifo, che schifo i bachi. E cominciamo a ripulire. Apri grande, grande. Apri grande, E ora vi faccio uno strumento che gratta un pochino. Sei stata brava, Giorgia. Come te la senti la bocca, Giorgia? Mi sono sentita che sono addormentata. Se lo faccio così, se lo mi va in su, mi faccio così. Però Giorgio non stai sentendo niente, vero? No. Grande fuori. Molto bene, stai andando alla grande, stai andando. Una piccola lucida sulla... Oh! Apri e chiudi, Giorgia, apri e chiudi la bocca. Apri e chiudi. Chiudi i denti. Come ti sembra il dente? Meglio. Con la lingua lo senti tagliente? No. A tenere la bocca chiusa ti sembra normale la destra con la sinistra o secondo te la sinistra batte più alta della destra? O batte normale come prima la bocca? Secondo te come batte? Dici ora che ne rendi poco conto perché c'hai l'anestesia. Come ti sembra ora? Molto meglio. Benissimo. No, è perfetto. L'altezza è perfetta. E per evitare tutto questo bisogna lavarsi i denti. Quante volte? 3 volte. Bravo. Imparato? Dammi 5. Brava. Bene ragazzi, siamo usciti dal dentista, siamo in macchina come vedete e ora Giorgia vi dirà che cosa ha provato durante questo secondo appuntamento dal dentista. Vai Giorgina! Quando mi ha fatto l'anestesia... Che diglielo, l'anestesia l'ha fatta con... Siringa. La siringa ragazzi, l'ago gli è andato nella gengiva e ha spruzzato la... La
l'anestesia. Ma poi mi sa che mi sono anche addormentata la lingua, perché l'anestesia mi è caduta anche sulla lingua. Ok. E poi che ha fatto il dentista? Mi ha pulito. Mi ha pulito i bachi. I bachi? diciamo il dente. Diciamo bacato, vabbè, chiamiamolo così, ok. Mi sono dimenticato, Giorgia, di chiederti: ma dopo l'anestesia come te la senti la bocca? Strano, me la sento addormentata, che mi va giù. Ti va giù? Ma se te la tocchi, senti qualcosa? Sento pochissimo. Quindi che ha fatto? Ti ha pulito il dente, ti ha fatto, se non sbaglio, ti ha fatto un buco? Ti aveva fatto un buco per togliere, diciamo, la parte nera, sì. Ok, la carie, e poi l'ha ricoperto con una specie di, ha detto di... Allora, prima ci ha messo un po' di colla. Ok. Apposta per i denti. Apposta per i denti. Non la colla, quella che serve per incollare le schede. una colla fatta apposta. Poi, mi sembra che ci ha messo tipo del cementino. Esatto, brava. Che mi ha fatto guarire poi il dente. Bene. E poi alla fine me l'ha lucidato. Lucidato, esatto. Ora ce l'ha lucido, che gli si può anche specchiare. Ti devi specchiare, arriva il dente. No. Ora che cosa succede però, ragazzi? Siccome gli avevo promesso che se faceva la brava gli compravo regalino, e quindi ci tocca andare a comprare un piccolo regalino al negozio di giocattoli. Però non mi fai spendere troppo, eh. Ok, ti faccio spendere 200 euro. No! Cosa potrei prendere? Ah, non lo so. Ciao! Questi qua! Prendili se vuoi. Allora prendo il signor S, ne può cogliere questo prendere? Non lo so quanto costa. Massimo 2. Il signor S è lui. Sicura? Questo è un costo tanto. Barbie? Questi qua. Crudelia! Però bisogna lasciare gli altri, eh. Perché? Tutto un po' prendere, amore. Ragazzi, finalmente siamo tornati a casa. Domanda, Giorgio, il labbro com'è? Te lo senti ancora? Più o meno. E vi fa vedere Giorgia che cosa ha comprato. Ho comprato Crudelia vecchia. Ok. Poi ho comprato un pacchetto di carte Pokémon. Con oggi abbiamo terminato un altro video, vi abbiamo fatto vedere cosa succede in caso in cui non vi lavate i denti dopo aver mangiato le schifezze. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale. E noi come sempre vi salutiamo con un grande wow! Allora io apro le carte Pokémon e tu apri Crudelia? No, all'incontrario.